Partiamo dal Sarchiano perché quest'estate, ovvero il 14 luglio, è nata un'associazione, Wake Up Sarchiano. È un centro commerciale naturale che per questo Natale ha organizzato, ha messo a punto un bel progetto, un progetto denominato Regalati Sarchiano, che insieme all'amministrazione comunale è riuscito a mettere insieme le attività economiche, promuovendo la qualità, la tradizione e soprattutto supportando il commercio locale, che in questo momento c'è estremamente bisogno, perché con la pandemia abbiamo visto che tutte le nostre, la nostra quotidianità, ma no, anche le nostre abitudini e quindi anche le abitudini di acquistare oggetti è cambiata. Siamo vicino a Natale. E quindi molti, come hanno fatto appunto Marina e Ilenia, si sono un po' reinventate il commercio e la vendita di prodotti che in qualche modo preservano e promuovono anche la nostra tradizione. Io partirei da Ilenia, che è la presidente di Wake Up, e poi andiamo a parlare un po' anche con Marina, che invece è la segretaria. Allora, vai Ilenia, raccontaci un po' quello che state facendo a Sarchiano. A Sarteano ci siamo tutti uniti per combattere questa crisi che ci morde. Abbiamo detto rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di andare avanti. E quindi abbiamo trovato questa idea, secondo me geniale, Regalati Sarteano, che ci unisce tutti quanti, non solo i negozi, ma tutte le partite IVA che vogliono associarsi si possono associare. E abbiamo fatto dei buoni che si possono spendere sempre qui a Sarteano, che si consegneranno a casa e verranno fatti proprio come dei regali che verranno ritirati negli appositi negozi oppure consegnati appunto a domicilio da noi. Marina, quanti associati fanno parte attualmente di questa realtà? Allora, attualmente siamo già arrivati in poco tempo a un'ottantina di associati e per noi è stato veramente un grande risultato perché comunque da luglio ad ora non è passato molto tempo ma subito abbiamo visto una grandissima partecipazione e anche un grande entusiasmo, ecco, nell'aderire all'associazione. E voi ci avete un po' spiegato, io ho un po' detto che a Natale avete messo in piedi questa iniziativa di Regalati Sarchiano. Vogliamo andare un pochettino più nel particolare, nel tecnico, di cosa si tratta? Allora, vi faccio vedere direttamente qui. Allora, è una, non so se si vede bene, è una cartolina, è una card, Eccola, eccola, si vede. dove praticamente il cliente può andare, recarsi nei vari negozi associati all'iniziativa oppure chiamare direttamente telefonicamente, insomma, perché c'è comunque una lista di negozi associati. E questa gift card viene compilata dall'esercente con un importo scelto dal cliente e destinata appunto al destinatario del regalo. A questo punto poi la persona si reca nel negozio e sceglie quello che preferisce. Quello che preferisce. Quindi un regalo molto libero, molto facile da appunto in questo momento di complicato per i movimenti, soprattutto è molto facile perché lascia liberi sia gli acquirenti di chiamare e prenotarlo da casa, sia chi poi il destinatario del regalo di andarlo a ritirare comodamente anche più avanti, senza scadenza nel tempo, ecco. Infatti la cosa buona è che sta
stanno chiamando anche persone, diciamo, da fuori o comunque clienti abituali anche estivi che vengono a Sarteano durante tutto l'anno, che in questo momento purtroppo non possono muoversi, ma gli fa piacere comunque, come dire, aiutare il loro paese, insomma, i loro commercianti che frequentano, diciamo, durante l'estate, durante le loro vacanze, per poi ricevere questa card volendo anche a casa perché si può spedire. Ecco, faccio una domanda al sindaco. Allora, abbiamo parlato un attimo, ci hanno illustrato alcuni progetti. L'associazione, se non ricordo male, è nata il 14 luglio, quindi proprio nel pieno dell'estate, ma comunque di una situazione di difficoltà che stiamo vivendo, che quindi stanno vivendo sicuramente tutti gli esercenti locali. Ecco, un piccolo borgo, un piccolo paese come Sarteano, nei confronti di queste difficoltà, cosa può fare? Come può favorire la nascita di percorsi virtuosi tra gli esercenti locali e favorire lo sviluppo di centri commerciali naturali e queste iniziative che potrebbero in qualche modo aiutarci non solo a reggere il colpo in questo momento, ma anche a reggere quello che sarà poi la difficoltà degli anni successivi? Ma guarda, Alessio, intanto la prima cosa che mi andava di dire, prima di andare nel vivo della tua domanda, è che sentire parlare Ilenia, Marina, tutte le donne, le 7 donne del direttivo del WeCup Sarteano, del nostro centro commerciale naturale, e poi percepire tutto l'entusiasmo anche di tutti gli associati che c'è intorno all'operazione WeCup Sarteano. Regalati Sarteano è una boccata d'ossigeno in un momento durissimo per tutti, a partire dalle partite IVA e alle attività economiche, come hanno detto sia Ilenia che Marina, per poi arrivare a tutti. Insomma, è un momento di grande limitazione nelle libertà personali, è un momento di grande crisi, ovviamente prima di tutto sanitaria, ma poi anche economica per tutte le famiglie, di grande difficoltà anche per gli enti pubblici nel gestire e cercare di svolgere il proprio lavoro, che essenzialmente è stare vicino alle comunità. In questo caso, appunto, come ricordavi, il 14 luglio abbiamo formalizzato in un'assemblea pubblica che sono stati i nomi delle 7 donne, appunto, che stanno tirando il carro pesante, fra le altre cose, di questo direttivo. Le ringrazio tutte e 7. Ma il percorso che ha portato alla nascita del WeCup Sarteano e del Centro Commerciale Naturale è nato molto prima. E mi fa piacere sottolineare che è nato dal basso, da una serie di partite IVA che mi hanno scritto giustamente sotto pandemia, la prima fase della pandemia, fra le altre cose, un periodo difficilissimo. Ricorderete Sarteano che periodo veramente duro e drammatico abbia passato. In quel periodo lì, alcune partite IVA mi hanno scritto all'amministrazione chiedendo di mettersi intorno a un tavolo. L'abbiamo fatto in maniera metodica, con le limitazioni del caso. Oggi siamo tutti più abituati a parlare tramite diciamo, videoconferenze, ma i mesi di febbraio-marzo erano, insomma, per molti di noi una novità. E abbiamo iniziato in maniera metodica il lunedì sera a convocare delle videoconferenze con le partite IVA. Eravamo prima sotto il nome di Wake Up. Wake Up come è nato? È nato perché è una canzone, The Rage Against the Machine, che dice sveglia, suona la carica, rifatta da un gruppo, i Brass Against, che mi sembra Brass Against si chiamano. È una versione molto bella che dà la carica, e c'era bisogno di credere insieme in un progetto di suonare la sveglia, di suonare la carica. E quindi abbiamo iniziato con queste video chat che si chiamavano proprio Wake Up, tutte le lunedì sera. Prima 20, 30, addirittura anche qualche volta anche 50 commercianti, 50 partite IVA tutti collegati, la Bagnosanto, il campeggio delle piscine, che è importantissimo, Monteverdi sono forse le aziende più importanti dal punto di vista turistico, e poi dopo ovviamente tutto il mondo del commercio, ristorazione, e così via. Abbiamo detto mettiamoci insieme e produciamo qualcosa di buono. Prima di tutto stiamo insieme, perché in un momento difficile così è fondamentale stare insieme. Poi diamo gambe a un'associazione per raggiungere insieme obiettivi che ci aiutino in questo momento di grande difficoltà, appunto, economica per le partite IVA.
non sarà la panacea di tutti i mali. La crisi c'è anche a Sarteano, ma quello che è morde duro e fortissimo, ma quello che abbiamo deciso insieme è di reagire a questa crisi cercando di almeno concentrarsi su piccoli obiettivi che diano un po' di positività e di buon umore, soprattutto sotto queste feste natalizie. Ecco, io su questo, su questa tua chiusura, buon umore, no? Andrei su a chiedere a Ilenia come è stata accolta questa iniziativa dai cittadini e non solo, perché abbiamo capito anche grazie a Marina che comunque avete anche delle richieste da cittadini e non solo da cittadini di Sarteano. Come è stata accolta questa iniziativa? Ma diciamo è stata una novità, magari no, ancora non veniva capita molto bene, però ho visto che è stata, che piace, ecco, come idea piace perché è un'idea particolare e poi perché cioè, piace aiutare il paese, se ci aiutiamo tra di noi, diciamo sì, non si va fuori paese, anche per i prodotti che abbiamo nei nostri negozi, che sono quasi tutti locali, è una risorsa in più e vedo che riscuote un buon successo. Ora chiaramente il mio tipo di lavoro è un po' diverso, forse magari non è troppo adatto, avendo anche la caffetteria, però ecco, sto riscuotendo successo soprattutto per la vendita dei panettoni e prodotti tipici di Natale. Ora, io faccio una domanda, faccio un po' le pulci, no? Ci sono state delle difficoltà o ci sono delle difficoltà che comunque si possono migliorare, no? Perché il vostro progetto è un po' uno stimolo anche per i paesi o i comuni vicini che vi guardano un po' come un modello da seguire, no? Io leggevo in questi giorni che abbiamo fatto un po' ricerca alcuni comuni, alcuni cittadini che dicevano: ah, ma avete visto bello che cosa hanno fatto a Sarteano, facciamolo anche noi. Cioè, comunque siete un po' degli osservati speciali, no? O vuoi perché siete stati un po' i primi o comunque perché vi stanno cominciando a venire dietro. Ci sono delle difficoltà che avete riscontrato anche in corso d'opera? Lo posso chiedere a Marina, a Ilenia, non so. Per me è uguale. Vai, Marina, allora risponde. Ma le difficoltà all'inizio, forse come in tutte le cose quando si parte, ci sono sempre, però di man mano che si va avanti l'entusiasmo cresce, si vede, le adesioni sono state molte, anche stamattina per esempio mi hanno telefonato qui al lavoro e volevano sapere come si poteva aderire al centro commerciale naturale e quindi quando si vede che c'è soddisfazione, la gente aderisce volentieri, si prende ancora di più la carica di andare avanti. Ecco, io approfitto di questa cosa perché mi ricollego a quello che ha detto prima il sindaco Landi, ovvero l'idea di stare insieme, di socialità, cioè il concetto stesso di socialità che poi è la base, se vogliamo, del mercato fisico, del commercio di paese, è quello che rischiamo di perdere in una situazione in cui ognuno di noi è costretto a stare a casa o comunque in una situazione in cui compriamo online da algoritmi o da negozi senza volto, senza nemmeno sapere cosa c'è dietro. Ora, questa situazione secondo me ha luci e ombre, però la domanda è: voi come centro commerciale naturale, come avete reagito alle difficoltà della pandemia, ovvero dal punto di vista dell'e-commerce e dal punto di vista della consegna a domicilio? Avete attivato dei servizi? State facendo qualcosa? State pensando a qualcosa in particolare? Chiedo a Marina. Allora sì, noi in realtà a Sarteano sin dall'inizio della pandemia abbiamo fatto tutto il possibile per organizzare al massimo i servizi delle partite IVA che la maggior parte comunque avevano molte limitazioni. Chi comunque è rimasto aperto ha sempre dato il massimo del servizio, quindi le consegne a domicilio sono state sempre fatte da tutti, anche abbiamo fatto comunque delle locandine web, dei messaggi per far sapere che comunque c'era
la possibilità, quali erano i negozi che facevano questo servizio, e anche lì hanno aderito tutti, così come ora è uscito anche il servizio di takeaway, express riguardo ristoranti, bar, che comunque possono fare soltanto consegne a domicilio oppure il takeaway, insomma, ecco. E quindi sì, hanno risposto un po' tutti a questa cosa e abbiamo dato sinceramente un ottimo servizio, perché credo che appunto i cittadini sarteano hanno continuato ad avere tutti i prodotti che, a disposizione, che potevano avere pur dovendo rimanere chiusi in casa. E questa domanda io la girerei anche al sindaco Landi, anche perché questo è un progetto comunque per così in un certo senso venuto un po' dai cittadini, no? È quello che comunque chiedevano oltre ai commercianti, era proprio quello di poter acquistare questi prodotti che magari uno era anche abituato ad andare a comprare nelle grandi distribuzioni, perché vuoi per il tempo, vuoi perché magari c'era una disponibilità immediata, quindi è un po' un ritorno alle origini, no? E anche un ritorno alle origini, ma da questo punto di vista è anche appunto un promuovere la tradizione in maniera diversa. E come hai detto tu, è la potenzialità di questi tipi di progetti è anche il fare squadra. Ma sì, assolutamente. Volevo solo diciamo correggere un po' il tiro rispetto a una cosa che ho sentito prima. È vero che in questo momento Sarteano ha trovato un'energia che fa invidia, questo è vero, però bisogna anche dire, anzi, che siamo stati fra gli ultimi a dare gambe all'Associazione Centro Commerciale Naturale. Ci sono delle esperienze nella provincia di Siena che fanno guida, come per esempio quella di Chiusi in Vetrina è stata sicuramente l'esempio più virtuoso e dal quale abbiamo tratto ispirazione, grazie anche alla Maria Gliatta, che è venuta anche a darci un po' di consigli in una fase iniziale, ma per esempio molto ben organizzato anche quello di Poggi Bonzi e Colle Valdelsa. Al di là di questo, la differenza, diciamo, su Sarteano, secondo me, è che questa comunità riesce a entusiasmarsi molto facilmente, e quando decide e si mette in testa di fare una cosa, ormai lo dico a ragion veduta dopo 8 anni che l'amministro, questa è una comunità che gli riesce di farlo e farlo bene. E in questo caso qui appunto siamo riusciti a unire le forze, come dicevi te Valentina, e il primo obiettivo è creare la squadra, poi tutte le azioni che si andranno a realizzare in un secondo momento riusciranno, se si è creata la squadra, se ci si sente un'unica entità che si muove insieme, commercianti, amministrazione, con l'aiuto delle associazioni. E per esempio, già da quando sono nate, parlo sempre al plurale, una deformazione, ma così me la sento anche questa cosa, da quando il CCN è nato, ha messo in fila una serie di attività tutte orientate, ben orientate all'obiettivo. Una a favore dei ristoratori, come il takeaway e la consegna a domicilio, poi a favore delle altre attività, come la consegna a domicilio in questo momento di pandemia. Poi nel momento in cui i frantoi hanno iniziato a produrre l'olio, che è l'oro del nostro territorio, abbiamo messo insieme, hanno voluto mettere insieme una locandina promozionale di tutte le aziende agricole, rivenditori, negozi di prodotti tradizionali locali che vendevano l'olio. E poi ora ovviamente alle porte del Natale questa originale idea della cartolina del Regalati Sarteano, che non è altro che un modo per far parlare della grande offerta che la nostra comunità ha. Per adesso ovviamente siamo in una fase di startup. I progetti di cui ho sentito parlare Alessio, lo seguo sulle analisi che fai sul tema per esempio della distribuzione, sul livello locale e sulla difficoltà di distribuire più che di produrre e di organizzare anche la distribuzione, secondo me saranno dei temi all'ordine del giorno che il direttivo del Centro Commerciale Naturale dovrà
porsi nei prossimi tempi, come e se è corretto e se si può pensare di organizzare anche un e-commerce locale, sfida ambiziosa, alcune realtà lo stanno facendo già nel nostro territorio, anche fuori regione ho osservato, ma anche comuni qui vicino a noi. Sicuramente però, come tutti i progetti, c'è bisogno veramente di uno studio ben preciso di tutte le dinamiche per portare al successo di un qualsiasi progetto imprenditoriale, figuriamoci di un progetto imprenditoriale portato avanti da più partite IVA e online, quindi insomma una roba dove c'è da andarci molto piano. So per esempio alcune delle realtà sartenesi stanno andando molto bene con la propria attività di vendita online, Marina è una di queste, ma non solo. Però sicuramente un tema dove se la forza, un'iniziativa portata avanti da una squadra ha sicuramente più successo rispetto a quella del singolo, ma per farla arrivare ad avere successo ci vuole sicuramente molto più sforzo, perché più teste significa avere più energia, ma anche più difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi. Permettetemi una riflessione seria, non sono poche le realtà regionali dove una regione individua la priorità di stare vicino alle attività commerciali dei paesi in competizione, fra virgolette, o cercando di arginare quello che è l'imperversare dei centri commerciali convenzionali. La Regione Toscana si è inventato questo pacchetto di aiuto a sostegno dei centri commerciali naturali e quindi ha promosso la nascita di aggregazioni di commercianti locali, consapevole che se chiude una saracinesca dentro a un paese muore un pezzo di socialità ed economia del paese. Quindi questa è una politica lungimirante della regione, secondo me encomiabile. Allo stesso tempo pretendiamo che la regione guardi la nostra realtà e speriamo anche in un sostegno economico forte alle nostre iniziative. Approfitto di questo appello per passare un attimo la parola a Marina e Elenia. Volevo chiedervi, consapevole dell'esperienza che state vivendo a Sartiano e anche, come ha citato il sindaco, di altri paesi vicini, ad esempio Chiusi, o altre esperienze positive nella provincia di Siena o di Arezzo, comunque in Toscana, voi che consigli vi sentite di dare a dei piccoli esercenti locali che magari si trovano in comuni limitrofi o in situazioni simili a voi, ma che magari non hanno l'esperienza del centro commerciale naturale? Cioè, secondo voi questo periodo che stiamo vivendo vi ha dato la possibilità di comprendere la situazione e poter dare dei consigli a chi si trova in difficoltà magari in questo momento? Io mi sento di dire che secondo me è molto importante diciamo smettere di guardare soltanto alla propria diciamo bottega e unire le forze, così come ha detto il sindaco, fare squadra in un paese come Sarteano, soprattutto in cui veramente non manca niente e abbiamo mille idee e tanta carica, diciamo, sul fare e muovere, diciamo, ecco, delle braccia per poter poi ideare e creare iniziative. Sì, mi sento di dire che è importante fare squadra, perché effettivamente un paese vive grazie a i negozi che comunque esistono nel paese, perché non può essere un paese dormitorio, ecco, come si può dire. Quindi questa cosa delle luci accese, delle botteghe, significa che un paese è vivo e chi è dentro a un'attività commerciale è comunque qualcuno che è capace di parlare con te, è capace di raccontarti la storia del posto dove tu stai, diciamo, vivendo oppure trascorrendo un periodo. Quindi comunque il rapporto umano con le persone è quello che poi distingue chiaramente una bottega di un paese, di una città, quello che sia. Quindi la freddezza che comunque c'è
diciamo attraverso uno schermo, attraverso un computer che non ti dà appunto la possibilità di parlare occhi negli occhi con il tuo cliente, è chiaro che è tutto una cosa completamente diversa nel rapporto umano, ed è quello, diciamo, il valore aggiunto che poi può avere anche un prodotto stesso. Cioè, io lo vedo benissimo con il mio sito di vendita online, che anche io sono una di quelli che vende online, ma la differenza tra me e comunque, diciamo, una multinazionale è che dietro quello che io vendo online traspare il fatto che ci sono delle persone che ti rispondono, che puoi chiamare al telefono, puoi diciamo a cui chiedere consiglio anche via mail, via telefono, o comunque se tu sei interessato a qualcosa che vedi solo in fotografia, sai sempre che dietro c'è qualcuno che l'ha testato per te, te lo può consigliare, te lo può spiegare il prodotto. Ecco, la differenza che io noto è questa, che è la stessa che poi io ritrovo quando vado ad acquistare nei negozi del mio paese. Ecco. E invece Elena, tu che consigli ti senti di dare? Ma io credo che consigli, aveva già detto tutto Marina, in effetti. Credo che se si analizza bene nei nostri piccoli paesi, perlomeno a Sartiano non manca veramente niente. E anche nei paesi limitrofi nostri, diciamo, sono paesi ben strutturati. Se si unisce le forze, si supera questo momento veramente critico. Perché quando siamo stati chiusi per 2 o 3 mesi, era veramente triste uscire di casa e vedere le strade deserte. Poi pian piano ci siamo abituati che in effetti si trovava tutto a Sartiano, non c'era bisogno di andare fuori per trovare, magari può essere per la disponibilità dell'orario, perché immancabilmente i supermercati sono aperti più ore, per carità. Però insomma, un prodotto nel paese, un prodotto che si va a comprare nei nostri piccoli locali, prima cosa, secondo me, è anche una questione di freschezza, anche perché i supermercati, senza togliere niente, hanno diverse cose che non hanno niente a che vedere con le nostre. Essendo a chilometro zero abbiamo prodotti più freschi, e poi insomma si può parlare benissimo col commerciante, una spiegazione, per non parlare poi della vendita online, ma io mi riferisco alle grandi distribuzioni, insomma, tipo Amazon, roba del genere, anche se arriva subito, ma non si sa né da dove viene, come è il prodotto, che cosa ha fatto durante il viaggio. Io credo che comunque sia tornare alle vecchie origini, come ci avevano i nostri vecchi nonni, che nei paesi ci hanno vissuto e non c'erano centri commerciali, e tanto sono andati avanti, e forse stavano meglio di noi, e che ora ci abbiamo tutto. Una battuta finale al sindaco gliela vorrei fare. Ci voleva proprio una pandemia per avere questi progetti, per fare rete, riscoprire le nostre origini e accorgersi che alla fine nei nostri paesi, nelle nostre comunità, anche se piccoli, abbiamo comunque tutto. Ma mi sembra una battuta azzeccata, nel senso nella difficoltà siamo riusciti a trovare l'energia per trasformare quella che è una crisi in un'opportunità, come dice l'ideogramma famoso e super sfruttato giapponese o cinese, se non erro. Quindi crisi è opportunità, se una comunità riesce a incassare la crisi, a rilanciare uscendone migliore di come c'è entrata, significa che la sfida è vinta. Attenzione, io ho sempre detto, il centro commerciale naturale, come qualsiasi altro progetto, non è una 100 metri, ma è una maratona. Cioè noi dovremo far crescere questo progetto, arriverà a un livello di stabilizzazione, e poi dovremo essere così bravi da mantenerlo sempre confacente a quelle che sono le
esigenze della categoria economica che l'ha partorito. Quindi sarà un lavoro metodico, lungo, dove ci saranno picchi di entusiasmo, dove ci saranno momenti più faticosi, però io sono sicurissimo che raggiungeremo bellissimi obiettivi, come già in parte li abbiamo raggiunti, e ringrazio le sette del direttivo e chi ci ha creduto e chi continua a crederci per questo. Mi cambiò completamente prospettiva una telefonata che ho fatto a uno dei commercianti che poi alla fine è entrata dentro al direttivo, che è Eva Romagnoli, del sottosopra, la quale per telefono mi disse: ma lo sai che, Francesco, qui siamo un paese incredibile, perché te guardate intorno, tutte le attività, tutte le botteghe di Sartiano e le saracinesche, eccetto forse piccole cose in una zona un po' meno, però tutte le saracinesche di Sartiano sono aperte, nonostante il momento di difficoltà, di crisi e tutto quanto, siamo una comunità che ci prova. E per me fu una sorta di illuminazione, perché oggettivamente il grande problema contro il quale combattiamo è quella dell'apertura dei negozi che devono riuscire a stare aperti. Anche qui ovviamente non è un mondo idilliaco, c'è una grande difficoltà, però l'importante è prenderne consapevolezza e lottare insieme per risolvere le problematiche. Non tutti i problemi si risolveranno, ma insomma, perlomeno è anche più bello e divertente, insomma, un po' per tutti, per i commercianti, per l'amministrazione, per tutti coloro che stanno scommettendo in questo progetto. Aspetto all'appello le banche e le associazioni di categoria, perché questa sfida non si vince da sola. Io voglio che le associazioni di categoria del territorio e che gli istituti di credito diano un segnale tangibile, perché se le cose vanno bene per tutti, comprese le associazioni di categorie e gli istituti di credito. Pertanto noi stiamo dimostrando con i fatti di essere un progetto serio. Ora aspettiamo i fatti anche da altri soggetti. La Regione, siamo in attesa di un finanziamento, speriamo che arrivi, perché credo che abbiamo dimostrato di essere bravini. Ah, da bravo politico il sindaco ha approfittato per lanciare dei messaggi giustamente ad altre categorie, però io ne approfitto anch'io per fare un'ultima domanda al sindaco di Sartiano, Landi. Ha parlato molto spesso finora del fare squadra, quindi oggi è uscita un'altra notizia che mi sembrava molto interessante riguardante i comuni del Monte Cetona. Se ci puoi parlare un po' di questo progetto e di quali potrebbero essere secondo te le iniziative per il prossimo anno, in cui probabilmente saremo ancora in emergenza sanitaria, per poter fare squadra quanto più possibile, non solo nel settore del commercio, ma in tutte le altre situazioni che possono riguardare le nostre comunità. Sì, Alessio, questa settimana, giovedì scorso, se non erro, siamo stati a Fonte Vetriana, che è un luogo simbolo di Sarteano, e mi fa molto piacere che anche gli altri sindaci abbiano convenuto su questo. È un borgo autentico alle pendici del Monte Cetona, il più vicino alla vetta, autentico, bellissimo, tenuto in vita e animato anche da una coppia di ragazze che tirano avanti un'attività di ricettività e di ristorazione su deliziosa, e abbiamo firmato il protocollo di valorizzazione culturale e turistica del Monte Cetona. L'abbiamo firmato fra quattro sindaci, ovviamente non come quattro sindaci, ma come rappresentanti di quattro comunità, che sono Cetona, Radicofani, San Casciano e Sarteano, convinti, e questo perché lo sentiamo parlando con le nostre comunità, con le nostre persone, che queste quattro comunità hanno sempre respirato la stessa aria, si frequentano quotidianamente in tutti quelli che sono i luoghi della socialità, le feste, ma anche le cerimonie e gli eventi religiosi, oppure i luoghi della caccia, oppure diciamo anche i nostri musei parlano la stessa lingua, i siti archeologici parlano la stessa lingua e testimoniano questa grande vicinanza. I nostri agricoltori, i frantoiani, insomma, ci si litiga la qualità dell'olio fra 5 o 6 frantoi che operano in questi quattro comuni. Quindi culturalmente siamo quattro comunità da sempre legate, e ci è sembrato veramente il momento ormai irrimandabile di investire, di puntare un riflettore su quella che è una risorsa immensa, fortunatamente mai sfruttata in senso negativo, che è il nostro Monte Cetona, che è un insieme di bellezze naturalistiche, paesaggistiche incredibili, che vogliamo assolutamente promuovere in modo tale
da appunto accendere un riflettore ulteriore sulle nostre quattro comunità. Quindi abbiamo formalizzato questa volontà, l'abbiamo passata nei quattro consigli comunali, l'abbiamo condivisa con i nostri gruppi di maggioranza, votata all'unanimità da parte di tutte e quattro i consigli, e questo mi fa molto piacere. Non si parla di un tema che ci vede contrapposti maggioranza e minoranza, anzi tutti insieme appassionatamente, con l'obiettivo appunto di promuovere la nostra area, il Monte Cetona, che mai è stato adeguatamente valorizzato per il grande potenziale che ha a livello escursionistico, ma non solo. Quindi i quattro comuni gravitano all'interno di due ambiti turistici, perché Radicofani è dentro all'ambito turistico della Val d'Orcia, gli altri tre comuni siamo dentro a quello della Val di Chiana Senese. E quindi la volontà di questo microprodotto che vogliamo promuovere è quello di realizzare una serie di iniziative che siano poi dopo spendibili all'interno dei due contesti, degli ambiti turistici all'interno del quale siamo. Ovviamente abbiamo una marea di risorse da poter promuovere. Partiamo dal tema collegamenti: da una parte quelli fra virgolette più moderni e veloci come il casello autostradale e l'importantissima battaglia dell'alta velocità, dall'altra le vie storiche di grande importanza come la Francigena che passa appunto per Radicofani. Mettiamo insieme il meglio di questi quattro comuni anche appunto per avere una risorsa in più da promuovere. Quindi, per concludere, a livello di architettura e di disegno che abbiamo, all'interno di ogni comunità è giusto che si organizzi la propria offerta commerciale, turistica, come stiamo facendo con Wake Up Sarteano. Poi ovviamente non bisogna stare chiusi dentro le nostre mura, perché sarebbe un parlarsi addosso, ma bisogna che queste offerte dei singoli comuni poi confluiscano all'interno di contenitori in grado di poter promuovere più ampia città da quella che è la nostra immagine. E quindi è giusto che il Wake Up Sarteano, che è l'offerta sarteanese, dialoghi con il livello del Monte Cetona, con il livello della Val di Chiana Senese e con le politiche di promozione della Regione Toscana, ovviamente. Bene, quindi un sacco, nonostante il periodo, un sacco di progetti, alcuni appunto da sviluppare, altri da portare avanti e farli crescere. Io, Alessio, se sei d'accordo, a questo punto saluterei i nostri primi ospiti, ringraziandoli di essere stati con noi, che sono anche un po' dei modelli, mi piace così dire. In questo momento difficile hanno portato delle testimonianze che danno anche speranza e sono appunto esempio per altre comunità. Sì, sono d'accordo. A questo punto, se non avete altre domande, se non volete aggiungere niente, anche noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, è stato molto interessante e come al solito lasceremo un po' di approfondimenti in descrizione per chi vorrà recuperare questa chiacchierata dopo la diretta. Vale. Saluto io. Allora salutiamo Ilenia e Marina di Wake Up Sarteano, grazie di averci dedicato del vostro prezioso tempo che come ha detto Ilenia è ancora al lavoro, quindi grazie per esserci connessa con noi. E salutiamo anche e ringraziamo il sindaco Francesco Landi, che sicuramente ritroveremo per parlare di altri progetti, perché no, una puntata appunto dedicata proprio ad approfondire questo protocollo del Monte Cetona. Grazie davvero. Grazie a voi, molto piacere, siete sempre più freschi nella comunicazione, grazie, continuate a seguire. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Per tutto. Ciao. Ciao, grazie.